Buonasera a tutti, questa è la nostra ultima notte a Kyoto e fin dal primo giorno mi ero ripromessa di farvi un altro video riguardante i cessi giapponesi perché questo bagno è un po' particolare rispetto al primo che vi avevo mostrato di Tokyo. Allora, intanto siamo, anzi sono da sola, in un bagno dove c'è solamente il water. Credo che non sia più grande di 1 metro quadrato e la particolarità di questo bagno rispetto all'altro che avevamo già visto è questa. Allora, intanto qui dietro c'è un lavandino che non so cosa serva. Poi questo è il water vero e proprio e questi sono tutti i famosi pulsanti. Allora, tenete presente che una volta alzata la tavoletta, tipo se voi... intanto questa tavoletta ha la particolarità di essere calda, quindi è sempre un po' più piacevole, diciamo, accomodarsi. Poi, nel momento in cui voi, aspetta che provo, quando vi sedete, mi tocca sedermi proprio. Ah, ecco, allora qua si attacca da solo il getto, così, cioè già appena ti siedi. E poi, con tutti questi rumori, queste cose, e poi, ecco, adesso si attaccano delle altre robe. Vedete, qui ci sono tutta una serie di spie che non so cosa vogliono dire. E praticamente, adesso mi tocca sentarne. Vabbè, di solito si apre anche l'acqua lì e non so. Vabbè, vi mostro. Allora, qui abbiamo uno sciacquone leggero, uno sciacquone un po' più pesante. E figata delle figate. Non c'è la musica, ma c'è questo rumore che copre altri rumori. Poi c'è, beh, basta. Basta. Non si smorsa più. Aiuto! Vabbè, poi c'è il bidet frontale, il bidet posteriore, la pressione dell'acqua del bidet, e il volume della musica. E poi c'è questa cosa che non so. Ah, questa è quella che mi dicevo prima, che attacca qua. Bah, non so. Allora, ti aiuto, quante robe, non sono buona. Vabbè, allora, una cosa figa che succede è quando si preme il bottone così. Allora, adesso tiriamo su qua. Allora, premiamo il bottone sciacquone. Guardate cosa succede. Allora, qua si aziona. Questa leva qui si aziona da sola. E si apre il rubinetto dietro, spiegatemi il significato di quel rubinetto dietro lì, non lo so. Vabbè, poi qui c'è un minuscolo cestino più piccolo dell'universo, e poi usciamo. Che mi viene male dentro qua, mi viene la claustrofobia. Allora, quando noi usciamo, ci troviamo nella nostra bellissima camera d'albergo dell'hotel Sanjo Kyoto. Allora, qui c'è la porta d'entrata, qui abbiamo appena visto c'è il bagno, spegniamo la luce e poi praticamente il resto del bagno è fuori, cioè il lavandino si trova qui. Vedete? Ciao! Allora, qui c'è il lavandino con tutte le varie cose così, questo è quello per chiudere quello lì, il tappo e dopo la doccia invece è da quest'altra parte. Questa è la porta della doccia. Allora, tutta questa dentro è tutta doccia, quindi il tappetino va fuori e qui c'è un mini onsen famoso di cui avevamo già parlato, cioè il rubinetto con la bacinella per buttarsi se c'ha de acqua addosso, la famosa seccia roversale di cui vi parlava Ale nell'altro video, quindi uno si mette qui, poi mette la bacinella qua da qualche parte, la riempie di acqua. Ok, aspetta, com'è che si fa? Così, ecco, la riempie di acqua, si fa, non so, la barba, si lava i capelli, eccetera. E poi qua c'è, vabbè, la doccia con la vasca normale. Comunque, questo albergo devo dire che ha questo bagno molto figo, super accessoriato, che è praticamente un bagno scomposto in 3 diverse zone, ecco. Domani cambiamo hotel, andiamo di nuovo a Tokyo, quindi vedremo lì se troveremo un... com'è che lo metto? Così? Ok.
vediamo se troviamo un altro hotel. Beh, sì, spero che lo troviamo un altro hotel, ma intendo dire se vediamo se c'è un altro bagno diverso. Perdonate la stanchezza, ma ormai è tardi e da tanti giorni che siamo in viaggio, continuiamo a girare come trottole, quindi accusiamo un po' di stanchezza. Comunque, ecco, abbiamo visto anche questo bagno in tre location diverse. Qui invece c'è la porta scorrevole a cui si accede alla camera vera e propria. Ho lasciato chiuso, di là c'è Mauro che non approva tutti questi miei video stupidi. Bene, vi saluto. Buonanotte a tutti, anzi per voi ancora buon pomeriggio, buona serata e buone stelle cadenti, bacioni!